E allora, le dichiarazioni di oggi dei portavoce del Parlamento europeo, qualcuna me la sono dovuta segnare perché qui è un fiume in pieno oramai. Siamo in guerra totale sull'informazione più che altro. Dunque, dichiarazione del Parlamento europeo: stop totale al gas russo. E visto che stiamo impiantando strutture fisiche vere e proprie per importare il gas da altri paesi, è chiaro che è un forever questo. Boh, una decisione tozza questa. Motivazione: non possiamo finanziare chi produce orrori. Non possiamo finanziare chi produce orrori. Cacchio. Finalmente, insomma, no? Un po' di senso, insomma, ok? Brasile di Bolsonaro, Israele di Netanyahu, ma anche quello prima. Turchia di Erdogan, l'Ungheria di Orban, molti paesi africani da cui prendiamo il coltan, il rame, l'alluminio, il gas, il petrolio, frumento e così via, sono in mano a dittature. Poi si potrebbe anche andare a parlare naturalmente di tutte le guerre fatte, foraggiate o attizzate dagli Stati Uniti. Con questi non ci sono problemi? Questi orrori non ne fanno? È una domanda banale, naturalmente. Che lì ti viene il sospetto, allora non è una questione di sovranità dei popoli, dignità dei popoli, diritti umanitari dei popoli, diritti costituzionali quando si parla dell'Ucraina, in questo caso del popolo ucraino. E con gli altri tu seguiti a fare belli affari, anche gli arabi ci metto, perché l'Arabia Saudita ancora non ci ha detto una minchia su Giulio Regeni e non ci dirà una minchia. Ma con questi gli affari li continuiamo a fare. Allora non è quella roba là, sovranità dei popoli, diritti umanitari, eccetera. No, è convenienza, si chiama convenienza, diciamolo almeno, è convenienza. Poi non si sa di chi, perché noi come Europa ne usciremo triturati, convenienza una sega. Va bene. Altra dichiarazione bomba, sempre del Parlamento europeo, favoriremo ingresso Ucraina nella NATO. Quindi ci aveva ragione Putin allora. E poi ancora stiamo indagando, c'è pure una commissione messa su in un quarto d'ora, quando si vogliono fare le cose, alla grande. Favoriremo, no, perdon, stiamo indagando sui crimini di guerra, puntini puntini, russi. Vorrei chiedervi, signori, ma le guerre passate vi ricordano nulla? Sbaglio se dico che i crimini di guerra si fanno di qua e di là quando c'è appunto una guerra. Come mai l'indagine è solo sui crimini russi? Anche questa è una domanda. E poi, in finale, stanno approntando il piano Marshall per l'Ucraina. Ora dico, benissimo, l'hanno fatto anche a noi nel dopoguerra. Però, come ci siamo ritrovati poi noi? Con 80 anni di schiavitù. Ci abbiamo le basi NATO anche nel cesso di casa. Quindi io penso che quei disgraziati degli ucraini passeranno da un probabile padrone sovietico a un padrone USA. Perché tutti questi miliardi di miliardi di miliardi di armi e questo piano Marshall che arrivano a gratis. Ecco, io penso quindi che lette queste tre stupidaggini sia chiara almeno una cosa, che il Parlamento europeo, per non parlare del nostro, sia estremamente lontano dal sentire del popolo, estremamente lontano. Quindi non so a nome di chi cacchio parlino. Buona giornata.